Siamo col signor giratore Mario, che quindi fratturato il 31 luglio ed ingessato in quale ospedale? Di Aversa. Cosa vi è stato detto? Mi hanno dato 28 giorni dal 31, dovevo fare una prenotazione immediatamente per togliergli entro il 28, sono andato a prenotarmi e mi hanno fatto la richiesta della data per togliere, ma non mi ricordo se il 13 o il 20, la data esatta. Quindi voi avreste dovuto togliere l'ingessatura entro il 28, il 28 di agosto. Invece vi hanno prenotato o il 13 o il 20. Diciamo nella seconda metà di settembre. Ecco, non rimuovere l'ingessatura cosa comporta? Che danno vi procura? Al lavoro e i miei movimenti, che io sono obbligato a stare fermo per una persona vicino a me. Vorrei una spiegazione logica su questa cosa, vorrei capire perché, come mai tutto questo tema. Che a me comunque mi sta portando dei danni, dei disagi fisici e morali. Provvederete in proprio, vi farete togliere questa ingessatura? Problemi se nel senso, il mio pallino, se io vado dal medico, questo amico mi fa la cortesia, mi dice, però Mario, non ti posso fare nessuna, se ti fa male con il braccio, no, però io non ti posso fare un certificato. Quindi, che gli porta all'ufficio? Come prolungo la malattia, se la dovrei prolungare, perché secondo me non la devo prolungare perché io mi sento benissimo. Io rientro, stacco la malattia e rientro a lavorare, perché sto così inutilmente a casa e mi sta portando questo danno anche proprio morale. La ragazza che mi deve venire tutti i giorni perché mi sento disagiato anche a fare il letto, riesco a fare delle cose che devo fare e loro mi fanno stare così. Non ho capito se è perché il periodo di ferie, se perché c'è carenza di personale, se non ci sono medici. Su una struttura del genere non credo che possano lasciare delle persone così.